profilo produttivo, occupazionale, culturale, turistico, in questo clima di tensione sociale e di povertà diffusa si sono verificati numerosi atti di violenza a carico di cittadini e commercianti. La nostra comunità risente pesantemente questo stato di inerzia e di assenza di un qualsiasi riferimento e confronto con le autorità preposte alla gestione di questa fase. Chiediamo più sicurezza per un territorio dimenticato ed emarginato. Oggi manifestazione cittadina con la partecipazione di CGL, CGL FP, CISL, CISL FP, UIL, UIL FPL e ancora Commercio, Associazione Antiracket, Confartigianato, CIA, Confesercenti, ACIA, CNA, Associazione Geometri, Calatino e l'Ordine degli Avvocati di Caltagirone. Proseguiamo fino alla piazza, quest'oggi ci vogliamo fare sentire tutti in cammino e in attività. Solo la strada su cui puoi contare, la strada è l'unica salvezza. C'è solo la voglia e il bisogno di uscire, di esporsi nella strada, nella piazza, perché il giudizio universale non passa per le case dove noi ci nascondiamo. Bisogna ritornare nella strada per conoscere chi siamo. Bentrovate e bentrovati per questo nuovo appuntamento settimanale di Televisioni Future, luogo di approfondimento, di valutazione e di risposta alle domande dei cittadini al candidato sindaco Fabio Roccuzzo. Avete appena visto le immagini della manifestazione che si è tenuta ieri nelle vie della città, indetta da CGL CISL UIL, che ha visto la partecipazione dell'80% dei dipendenti comunali e purtroppo di poche altre fette della nostra città. E avete ascoltato in sottofondo le note, le parole di Giorgio Gaber. E proprio partendo da Giorgio Gaber vorrei, con un'altra frase di Giorgio Gaber, la libertà non è uno spazio libero, ma la libertà è partecipazione, introdurre questa puntata partendo dalla prima delle domande che ci è stata presentata e che è di Giulia, che ci dice: perché ieri era presente alla manifestazione dei dipendenti comunali organizzata da CGL, CISL e UIL? Giulia, per una ragione molto semplice, innanzitutto perché ho partecipato a tutte le manifestazioni che CGL, CISL e UIL, anzi CGL e UIL all'inizio, poi si è accodata anche la UIL, hanno avuto modo di organizzare a tutela e a difesa dei nostri dipendenti comunali. Peraltro in questa circostanza la manifestazione vedeva anche il coinvolgimento e la partecipazione di altre importanti sigle sindacali e comunque rappresentative di pezzi della città. Penso a Confcommercio, penso a Confartigianato, penso alla Confagricoltura, penso alla Confesercenti, penso in qualche modo al tessuto sociale e produttivo della nostra città. Ho dunque avvertito, esattamente come ho fatto tutte le altre volte, il bisogno di esserci in silenzio, in modo garbato, ma con la mia presenza dimostrare che io sono al fianco dei dipendenti comunali, sono con loro, sposo la loro battaglia e una volta eletto sindaco mi adopererò, perché il problema dei dipendenti, la possibilità di pagare con regolarità il loro stipendio, diventi una priorità concreta. Peraltro ho partecipato ad altre manifestazioni, alcune delle quali svoltesi con molte meno persone in piazza Municipio e anche in condizioni atmosferiche di gran lunga diverse da quelle che hanno allietato la giornata di ieri. Io penso che un candidato sindaco abbia il dovere di fare dei dipendenti comunali della propria città lo strumento principale,
I dipendenti comunali saranno i miei, i nostri collaboratori, saranno le persone che mi ci affiancheranno nell'espletamento delle attività quotidiane che il Comune è chiamato a svolgere, dall'anagrafe ai servizi sociali, alla cultura, all'ambiente, all'urbanistica, ai lavori pubblici. Ogni dipendente comunale è per me una risorsa. L'ho detto in molte altre occasioni, noi guarderemo alla qualità degli uomini e delle donne, non alla loro appartenenza sindacale, non alla loro appartenenza politica. I precari sono una risorsa straordinaria, grazie alla quale è stato possibile in tutti questi anni portare avanti la macchina amministrativa. Senza i precari, il comune di Caltagirone e tanti altri comuni siciliani sarebbero andati in ambas, si sarebbero bloccati. I precari sono stati una risorsa straordinaria, come tale vanno considerati e vanno valorizzati. Ed è esattamente quello che faremo in una rimodulazione e implementazione e professionalizzazione dell'intera macchina amministrativa del comune, che non guarderà al colore politico, alle appartenenze religiose, alle iscrizioni sindacali, ma che al contrario guarderà alle qualità di ognuno di loro. Lo dissi una volta e lo ribadisco: se il mio peggior nemico sa fare bene un lavoro, continuerà a fare quel lavoro. Le storie antiche di un tempo per cui ci si insediava e si cominciava a fare un repulist distinguendo tra amici e nemici debbono finire. I dipendenti vanno messi tutti sullo stesso piano, sono una risorsa straordinaria che noi vogliamo valorizzare concretamente. Oggi vivono una condizione di difficoltà angosciante. Abbiamo il dovere di dare risposte concrete. Non è possibile che si rimanga per mesi e mesi senza lo stipendio e non è possibile che questa condizione drammatica finisca col condizionare l'intero tessuto economico della nostra città. Un tessuto economico che poggia molto sulla spesa che 400 famiglie sono in grado di determinare nell'intera rete economico-imprenditoriale della città. Perché in passato gli stipendi si pagavano e oggi non si pagano più? Certo, abbiamo un bilancio squilibrato e il bilancio squilibrato ha fin qui reso impossibile che un ente bancario, una banca, svolgesse la funzione di tesoreria comunale. Ma negli anni passati è stato possibile anche indebitarci fino a 11 milioni di euro con l'istituto di credito affinché anticipasse le spettanze necessarie per pagare perlomeno gli stipendi dei dipendenti comunali, i trasferimenti a Calat per pagare gli operatori ecologici, i servizi strettamente indispensabili. Bene, questa condizione è una condizione che va affrontata con immediatezza. È una condizione in relazione alla quale noi abbiamo il dovere di definire un percorso certo, stabile, che consenta ai comuni in dissesto di poter disporre perlomeno della liquidità necessaria per pagare stipendi di dipendenti comunali e operatori ecologici. Perché non vi è distinzione alcuna tra gli uni e gli altri. I primi garantiscono il funzionamento della macchina amministrativa, i secondi garantiscono la qualità della nostra vita quotidiana, la pulizia della nostra città. Allora io penso che definire un percorso, come attraverso l'ANCI sto facendo, e con il concorso dell'IFEL, l'Istituto per la Finanza degli Enti Locali, che metta il Parlamento nelle condizioni di approvare prima possibile alcune modifiche normative che consentano anche ai comuni in dissesto, perché nella condizione di Caltagirone noi abbiamo purtroppo ormai alcune centinaia di comuni in tutta Italia e alcune decine soltanto in Sicilia. Dunque bisogna fare una norma che si ponga il problema di tutti i comuni che versano in questa condizione e che consenta ai comuni come a quello di Caltagirone, in un quadro di assoluta incertezza sul quantum dei trasferimenti statali e regionali e sul quantum delle entrate proprie da incamerare, perlomeno di disporre di una anticipazione di cassa da parte degli istituti di tesoreria per garantire il pagamento degli stipendi dei dipendenti e degli operatori ecologici. Le condizioni, perché le modifiche normative proposte dall'ANCI e dall'IFEL vadano in porto, ci sono tutte.
Io stesso me ne sto facendo carico in relazione ai miei amici e colleghi dell'ANCI. Settimana prossima sarò a Roma anche per incontrare alcuni deputati di più partiti politici componenti della Commissione Bilancio della Camera per vedere in che termini e in che modo questo processo normativo di modifica del testo unico degli enti locali possa giungere a compimento prima possibile. Perché definire un percorso che attraverso l'utilizzo delle prefetture e attraverso l'intervento del Ministero degli Interni consenta ai comuni di definire percorsi certi di anticipazione della liquidità per pagare gli stipendi dei dipendenti è lo strumento necessario per affrontare e risolvere le questioni immediate, in attesa che il riequilibrio del bilancio, seppur dovuto e seppur necessario, ma che purtroppo opera sulla competenza e non sulla cassa, abbia una sua percorribilità nell'arco di pochi mesi, perché due sono le questioni: riequilibrare il bilancio per garantire stabilità, poter rinegoziare i mutui e poter ridefinire un bilancio di spesa assolutamente riequilibrato. Ma il problema della competenza non risolverà comunque il problema della cassa, perché la cassa afferisce alla disponibilità di liquidità ed è attraverso quella liquidità di cui oggi noi abbiamo bisogno che serve per pagare gli stipendi. Definire un percorso stabile per cui lo Stato interviene sul sistema creditizio per garantire ai comuni in dissesto, ai tanti comuni in dissesto in Italia, di disporre di questa liquidità perlomeno per pagare i soli stipendi è atto dovuto. Verificherò di persona settimana prossima nelle mie interlocuzioni con l'ANCI, con l'IFEL e con i componenti della Commissione Bilancio della Camera quanto tempo ci vorrà perché questo percorso possa giungere a destinazione. E nel frattempo verificheremo anche la tempistica con la quale la Regione definirà il percorso di liquidazione dell'ultima tranche di trasferimento regionale al Comune di Caltagirone e della tranche di avanzamento per il 2016 affinché con un minimo di liquidità si possa portare a pareggio il pagamento degli stipendi e si possa definire un percorso di serenità anche per i nostri operatori ecologici, ai quali va un mio profondo ringraziamento per il lavoro che svolgono ogni giorno, perché grazie a loro manteniamo una città pulita e grazie a loro, in una condizione climatica oggi di gran lunga più preoccupante dei mesi passati, scongiuriamo problemi e pericoli veri di igiene pubblica. Io avverto il bisogno, noi avvertiamo il bisogno di renderci utili subito. Io non voglio aspettare di essere eletto sindaco di questa città per avere offerto un contributo risolutivo per la mia città e per la mia comunità. Se verrò eletto sindaco, attiverò quel che avrò fatto anche in una logica di concretezza. Se ciò non dovesse accadere e non dovessi essere eletto sindaco, sarò felice, onorato di avere fatto fino in fondo il mio lavoro e di avere ancor prima del giorno delle elezioni lavorato perché per la mia città si individuasse uno sbocco e una soluzione concreta. Una soluzione che peraltro non varrà solo per Caltagirone, ma per l'insieme di tutti gli enti locali che versano in una condizione di dissesto. Piero ci scrive, il suo slogan è «Costruiamo futuro». Ma ancora non ho ben capito che modello di sviluppo della città avete in mente. Caro Piero, intanto il nostro slogan è costruiamo futuro perché noi siamo ottimisti e perché pensiamo che il miglior modo per guardare avanti è guardare avanti con ottimismo. Noi dobbiamo lasciarci dietro le spalle un'idea della politica vecchia, ancorata al passato. Noi dobbiamo avere la capacità di destare l'entusiasmo di chi oggi non vorrebbe andare a votare e vorrebbe rimanere a casa. E a costoro in particolare io voglio parlare, ai giovani, a tutti coloro che hanno voglia insieme a me e con me di svolgere un'attività in positivo per questa città. Io penso che l'unica idea di sviluppo seria che questa città oggi debba praticare è un'idea di sviluppo che abbandoni definitivamente alcune logiche del passato. Le logiche del passato le dobbiamo archiviare una volta e per sempre. Caltagirone è sempre stata città del terziario, città dei servizi. Per molti anni questo sistema di sviluppo ha retto in una logica in cui gli enti locali erano dentro
macrostrutture istituzionali che le rendevano più protette, che le mettevano meno a rischio. Oggi questo sistema è imploso. Caltagirone ha tre sole strade: guardare in faccia se stessa, valorizzare ciò che ha, rinunciando alla spesa per la spesa. Io non credo che abbiamo bisogno di costruire nuovi musei, nuove scuole, nuovi palazzetti dello sport. Noi abbiamo bisogno di sistemare, mettere in moto, far funzionare ciò che oggi c'è già, i musei che già ci sono, le scuole che negli anni sono già state costruite, implementare, mettere in rete tutto questo. Noi non possiamo pensare a Santo Pietro come a un luogo il cui sviluppo è legato alla allocazione della REMS. Io non sono contro la REMS, io penso che la REMS sia un segno di civiltà, perché ci fa superare quella logica vecchia, obsoleta e antieuropea degli ospedali psichiatrici. Ma l'ubicazione della REMS a Santo Pietro è sbagliata e una volta eletto sindaco mi adopererò per riconsiderarla affinché si trovino soluzioni diverse, alternative, che restituiscano invece a Santo Pietro lo sviluppo naturale a cui è preposto. Un luogo dove il turismo, l'enogastronomia, la cultura ambientale, la valorizzazione della sughereta, l'idea di mettere in rete la sughereta di Santo Pietro, la sughereta di Niscemi in un grande parco delle sugherete, in chiave ecosostenibile, in chiave di rilancio culturale e turistico, trovano la propria dimensione. Questo è lo sviluppo che io immagino per Santo Pietro. Io non immagino uno sviluppo per la città di Caltagirone che sia, come oggi purtroppo prevalentemente accade, legato al business dell'accoglienza. L'accoglienza è un atto doveroso, ma non lo si può trasformare in business. E una città non può pensare di implementare il proprio sviluppo socio-economico attorno al tema dell'accoglienza. No, noi dobbiamo implementare il nostro sviluppo socio-economico attorno al tema del turismo, della valorizzazione culturale di ciò che di meglio abbiamo, della nostra ceramica. Ed è per questo che io mi doterò di una rete di professionisti esterni che gratuitamente presteranno la loro opera per la promozione e il rilancio turistico, culturale dell'immagine della città di Caltagirone. Molti di loro svolgono già queste attività per molti comuni italiani. Io sono entrato in contatto per ragioni di lavoro con molti di loro, ho chiesto una loro disponibilità gratuita ad aiutarmi a promuovere in Italia, in Europa e nel mondo la città di Caltagirone, il marchio Caltagirone, e costoro mi daranno una mano. Lo hanno già fatto per città importanti come Bologna, lo hanno già fatto per regioni importanti come la regione Sicilia. Presteranno gratuitamente la loro attività insieme a me per la nostra città, per dare un contributo serio, tangibile, concreto nel rilancio della città. Io non penso che noi abbiamo bisogno di ampliare in termini di edificabilità i confini della nostra città, è già cresciuta abbastanza. Se verrò eletto sindaco non consentirò nessuna ulteriore cementificazione della nostra città. Per troppi anni si è andato avanti così. Oggi abbiamo bisogno di chiudere alla cementificazione, proteggere, valorizzare ciò che abbiamo, rilanciare le aree verdi, ridare senso di speranza alla nostra città. Il verde, l'estetica, il concetto della bellezza debbono rappresentare l'asse portante di una nuova idea di sviluppo. Lavorerò perché la nostra scala, il tratto distintivo della nostra identità culturale, venga preservato, valorizzato. Non è possibile che la scala Santa Maria del Monte possa essere vandalizzata, saccheggiata, oltraggiata. È il luogo simbolo che di più e meglio esalta il senso, il concetto della bellezza della nostra città. Ed è quello il marchio che noi dobbiamo portare con orgoglio in giro per il mondo, perché quel marchio, se utilizzato bene, porta con sé in termini di ritorno migliaia di persone che visitano Caltagirone, dormono a Caltagirone, mangiano a Caltagirone, comprano a Caltagirone, concorrono in modo rilevantissimo a rilanciare l'economia. Sono queste le cose che dobbiamo fare, ma soprattutto dobbiamo avere più fiducia in noi stessi.
pensare che soltanto riacquistando l'orgoglio, la fiducia di chi vuol vivere nella propria città, vuol contribuire a rilanciarla, vuole sporcarsi in positivo le mani perché questa città torni a crescere, quello è il tratto distintivo. Nulla sarà possibile fare se continueremo a parlarci addosso, se continueremo a litigare, se continueremo a pensare al passato. Io, noi vogliamo pensare al futuro. L'unica via possibile per costruire un'altra Caltagirone, un luogo, un mondo diverso nel quale ritrovarci e vivere piacevolmente è guardare con ottimismo al futuro. E in questo risiede la nostra idea di slogan. Costruiamo futuro, badate, costruiamo al plurale, perché tutto questo da solo non potrò farlo. Avrò bisogno di ognuno di voi, avrò bisogno di centinaia di uomini e donne che dedichino un pezzo del proprio tempo alla propria città, al comune, alla propria istituzione. Questa è l'idea di rilancio su cui vogliamo lavorare e su questa idea di rilancio c'è molto da fare e molto faremo. Giacomo ci scrive: non ne posso più di vedere la nostra città ridotta a delle discariche a cielo aperto. Cosa intende fare per ristabilire un livello di normalità e come vuole motivare i cittadini onesti che pagano regolarmente le tasse della spazzatura ma non hanno un beneficio diretto? Ringrazio Giacomo per questa domanda perché mi consente di ribadire ancora una volta come noi si debba tutti ringraziare ad uno gli operatori ecologici di questa città. Senza la loro abnegazione, senza la loro professionalità, noi oggi verseremmo in una condizione di gran lunga peggiore di quella in cui versiamo, che è già di per sé preoccupante. Il tema dei rifiuti è un tema a me molto caro, per tante ragioni, ed è un tema caro a molti altri operatori in questa città. Io devo dare atto, per esempio, al Movimento 5 Stelle di avere elaborato sul tema della questione dei rifiuti una serie di proposte concrete molto interessanti e anche decisamente praticabili. E la nostra idea di programma sul tema dei rifiuti è molto vicina a quella dei 5 Stelle, perché probabilmente nasce, come nel caso dei 5 Stelle, da un tessuto civico e ha molti punti di contatto. Bene, io penso che l'unica strada possibile sia innanzitutto implementare un livello adeguato di educazione culturale alla raccolta, al riciclo e allo smaltimento dei rifiuti nelle scuole, tra i giovani e nella società civile. Assistere ad un professore che davanti ai propri studenti butta la bottiglietta d'acqua di plastica nel contenitore dell'indifferenziata, io credo rappresenti, è solo un esempio naturalmente, il massimo del gesto possibile in termini di comunicazione errata. Il gesto di un genitore che di fronte al proprio figlio prende l'umido e lo butta nell'indifferenziata, rappresenta per quel figlio che lo osserva il modo migliore per impedire che il bambino, una volta adulto, impari a fare la differenziata. Allora, una volta per tutte, chiariamocelo, fare la differenziata non è un optional, è un obbligo. E un comune non può passarci sopra così. Ha il dovere di controllare i propri cittadini e sanzionarli quando la differenziata non la fanno, perché educazione vuol dire questo, vuol dire educare, ma vuol dire anche reprimere e sanzionare. E poi c'è un problema di portafoglio. Il sistema contabile che sovrintende la raccolta dei rifiuti è un sistema semplicissimo. È uno dei pochi tributi in relazione ai quali il legislatore ha detto l'intero costo è in capo ai cittadini. Bene, il grosso del costo della tassa che paghiamo per la raccolta dei rifiuti è dovuto al costo che il comune sopporta per trasferire in discarica i nostri rifiuti, il nostro sacchetto dell'immondizia. Meno mettiamo nei cassonetti, meno i camion portano in discarica, meno paghiamo noi in bolletta. Allora c'è un profilo culturale, ma c'è anche un profilo economico. E nei tempi di magra che viviamo non è poca cosa determinare condizioni per le quali la bolletta ci costi al nostro portafoglio 70, 80, 90, 100 euro in meno. Ma per fare questo dobbiamo differenziare di più. Ma per differenziare di più abbiamo bisogno di un comune che sappia farsi carico di metodi e strumenti che aiutano il cittadino a differenziare.
Una volta al governo che cosa faremo? Innanzitutto rilanceremo il sistema della raccolta dei rifiuti porta a porta, per due ordini di motivo. Perché questo va incontro alle esigenze dei cittadini, che potranno dunque davanti l'uscio di casa depositare nei giorni preposti la plastica, la carta, la stessa indifferenziata, l'umido, il vetro, ma al tempo stesso consentirà al comune di individuare i cittadini che non fanno correttamente la differenziata e bussare alla loro porta, ricordarglielo una, due, tre volte e poi fare una multa per costringerli a fare la differenziata. Ma questo non basterà. Sarà necessario dotare la città di 5-6 isole ecologiche, all'interno delle quali conferire il rifiuto differenziato, ottenendone in cambio una premialità con una card che consenta al cittadino di poter, sotto forma di bonus, spendere quella premialità nella rete dei negozi convenzionati. In questo modo sosterremo il commercio locale, andremo incontro alle legittime richieste di commercio e confesercenti e daremo smalto e linfa a un settore che oggi vive una grande difficoltà. Io, per esempio, non mi adopererò in alcun modo per la riapertura della discarica di Portella Gioia, ubicata lungo la strada per Niscemi in territorio di Caltagirone. Sarebbe una follia. Perché in tempi come questi, in cui col regime commissariale un prefetto ordina al sindaco di Reggio Calabria di trasferire i propri rifiuti a Caltagirone, noi rischieremo di trasformare Caltagirone in un altro grande immondezzaio della Sicilia, come oggi è per la discarica che vi ha alle porte Motta Sant'Anastasia e Mister Bianco. Noi dobbiamo sovvertire, arrivare alla idea di rifiuti zero, educare, praticare buone scelte, andare incontro alle esigenze dei cittadini e rendere possibile che la differenziata dal misero 10% di oggi raggiunga livelli normali ormai in Italia nell'ordine del 70-80%. Questo solo risultato abbatterebbe di almeno il 30% il costo della nostra bolletta ed è quello che faremo e cara Giacoma è quello su cui ci attiveremo. Metto in coda le ultime domande sul bilancio e sono tante, in attesa di poter ritornare settimana prossima da Roma avendo ascoltato Lanci, Lifel e avendo parlato con alcuni deputati della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, in modo da poter affrontare il tema con alcuni elementi di novità, spero, e poter entrare nello specifico e spiegare ai cittadini con parole semplici, molto semplici, numeri alla mano, come stanno le cose, qual è lo stato dell'arte, in che modo lo si può affrontare e alla luce delle modifiche normative che si stanno predisponendo per tutti i comuni italiani, quali sono le proposte concrete verso cui potremo aspirare come comune di Caltagirone. Vi ricordo che potete continuare a scrivere alla nostra pagina Facebook Caltagirone Bene in Comune, mandarci sms al numero 333-9874-131 oppure scrivere alla nostra mail caltagironebeneincomune@gmail.com oppure, o meglio ancora, venirci a trovare presso la nostra sede in via Manzoni 67. Continuate a seguirci e continuate a seguire Televisioni Future settimana prossima facendovi concretamente respirare un po' di aria europea. Alla prossima!
in cui si vive.